Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio di Final Fantasy XV, Episode Ignis, terza parte. Qui vedremo il primo dei due finali. Sì, ragazzi, Episode Ignis ha due finali. Uno che molto probabilmente conoscerete già, perché andrà a farci vedere quello che succede dopo ciò che accade a Ignis qua nell'espansione, quindi la perdita della sua vista, e l'altro invece cosa sarebbe potuto accadere. Iggy! Gladio! Are you all right? Where's Prompto? Well, what have we here? You, Arden. Oh dear, was I that transparent? The game's up, by the way. Just lead and stop resisting. Never! You risked life and limb to safeguard the King of Kings, only to witness him fail, so... You must be so disappointed. Unhand him! I know I am. Oh, what good is a world that only ever lets you down? Why not end it all right here? No. You can't! No! Certainly have become fast friends. Permit me to make a suggestion. Rather than follow this flotsam and float away to a watery grave, why not come with me? What do you say? Per il momento in questa scena abbiamo solo una scelta. Dobbiamo dire che lo sconfiggeremo. Una volta terminato questo DLC, almeno una volta avremo una seconda scelta, ragazzi. Quindi, dopo questo video ce ne sarà un altro e faremo vedere cosa succederà se si sceglie l'altra opzione. I'll take that as a no. I swore an oath to stand with Noct and keep him safe. Whatever it takes, I will protect him. I wouldn't do that if I were you. I may not be of blood, but if a glaive can harness its power, then so can I. Kings of Lucis, lend me your strength! Ignis perde la vista perché indossa l'anello. Indossa l'anello per salvare Noctis. E qua già potrete capire appunto alcuni dei suoi atteggiamenti nei confronti di Noctis dopo questo episodio.
a parte che vi verranno poi confermati da questo video stesso. Ok ragazzi, siamo alla fine del DLC, adesso ci saranno appunto le animazioni finali. Questo finale qua è quello che ci ricondurrà verso il finale visto appunto nel gioco principale di Final Fantasy XV. Nell'altro finale che vedremo appunto nel video seguente sarà un finale che porterà a qualcos'altro. That was rather reckless. Where is Noct? Is he all right? More or less. All thanks to you. Thank goodness. Gigi! Where are you? Noct! Gigi! Be still. Conserve your strength. You've a calling to fulfill. Not! Iggy! As do I. May fortune favor us both. And you as well, Noctis. Ok, adesso ci sono i titoli di coda, mi raccomando non saltateli perché nel mezzo dei titoli di coda ci sono delle scene appunto abbastanza importanti. Finiti i titoli di coda ci sarà un'altra animazione, quindi non chiudete ancora il video, mi raccomando, perché non è ancora finita. Feeling.
Knocked. Perhaps it might be best if we brought our journey to a close. Why? It's just that we've already lost so much. Too much. Are you kidding me? That's exactly why I have to keep going. Because if I give up now, their sacrifices would have been for nothing. And you... You, of all people. You should know that better than anyone. The decision is yours to make, and yours alone. But do remember, we will stand with you always and help you bear your burdens. Don't be afraid to let us share the load. I'll be back. Ignis sapeva come sarebbe andata a finire e quindi ha provato a fermarlo. Ha provato a chiedergli se avrebbe preferito fermarsi. Da qui in avanti, molte volte Ignis prenderà le difese di Noctis, soprattutto dopo i continui attacchi da parte di Gladio. Ignis è l'unico a sapere il destino che avrà Noctis, è l'unico a sapere il peso che si porta sulle spalle. Gli altri non lo sanno. E quindi in ogni occasione cerca sempre di stare accanto a lui, di aiutarlo in qualche modo. Nonostante noi cerchiamo magari di lasciare indietro Ignis, appunto per la sua cecità, lui non accetterà mai di rimanere indietro, ci seguirà sempre. Tutto questo perché lui è l'unico a sapere Noctis a cosa sta andando veramente incontro. Perché purtroppo poi alla fine è così. Purtroppo Noctis alla fine ci rimetterà la pelle, perderà la vita per salvare tutti quanti. You know, looking back, it wasn't all bad. I suppose we had some fun along the way. And our fair share of trouble, too. But I don't have any regrets. Luna and you guys brought me this far. And now, I'm on my own. No, you won't be going alone. No, you're right. I mean, I wouldn't have made it all this way without you guys. Why stop now? In the end, I might not have you at my side, but I'll always have you in my heart. Thanks. Thanks for everything, Iggy. Thank you.
Bene ragazzi, siamo giunti alla fine anche di questo video. Come sempre, naturalmente, spero che vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi, condividete il mio video. Insomma, datemi un pochino una mano a crescere. Alla fine del DLC riceverete appunto l'attestato che dice che lo avete finito, con il vostro punteggio, eccetera eccetera. Chiederà di salvare i dati perché vi sbloccherà un pochino di oggetti per il gioco principale. Adesso dice appunto che c'è il nuovo cammino nel capitolo 3 di Episode Ignis, e nel prossimo video vedremo appunto che cosa ci aspetta. Quindi mi raccomando, non mancate, ricordate, attivate la campanella. Ci rivediamo domani alla solita ora. Ciao!